Salve a tutti. Come sicuramente saprete, le statistiche ufficiali, ormai da diversi anni, assegnano una diversa durata e aspettativa di vita media tra uomo e donna. In particolare, 85 anni è stimata più o meno la vita media delle donne, mentre intorno agli 80 quella dell'uomo. Ecco, oggi ci chiederemo il perché di questi 5 anni di vita in più, di cui usufruiscono le donne, che sicuramente non sono, un periodo trascurabile in termini di esperienze di vita. Cominciamo col dire, tra l'altro, che a questo, problema, a questa problematica, stanno lavorando in giro per il mondo, diversi team di esperti, in discipline diverse, biologi, medici, ma anche, sociologi e, psicologi. E possiamo già preannunciare che la risposta per l'appunto non è univoca, come sicuramente si capirà, ma è un mix di fattori che premia effettivamente la longevità femminile. Partiamo con l'aspetto biologico, che forse è quello un po' più ostico, ma sicuramente importante. La diversità tra uomo e donna sta proprio nei mattoncini fondamentali del DNA cellulare, in particolare dai cromosomi. Tutti saprete che le donne hanno una coppia di cromosomi X, lì dove invece l'uomo ha una coppia formata da un cromosoma X e uno Y. Ecco, questo numero in eccesso di cromosomi X delle donne probabilmente, secondo alcuni studi, consente alle donne di essere più in grado di riparare determinate alterazioni a livello per l'appunto cromosomico che possono poi purtroppo in alcuni casi evolvere verso determinati tipi di patologie. L'altro aspetto, diciamo, biologico della questione è un fattore notevolmente positivo giocato dagli ormoni femminili, gli estrogeni. In particolare, si è osservato un rafforzamento del sistema immunitario femminile, al contrario invece il testosterone, l'ormone maschile, giocherebbe un ruolo più sfavorevole, soprattutto nell'ambito della terza età. Tuttavia, l'aspetto biologico non è l'unico che per l'appunto è in grado di spiegare questa differenza in termini di aspettative di vita. C'è anche un elemento molto importante da considerare ed è quello legato agli stili di vita. Possiamo riassumere diciamo, questo fatto con la constatazione che le donne tendono ad avere uno stile di vita più corretto. Partiamo dal primo dato che credo sia quello più emblematico, è la minore propensione da parte delle donne al fumo. In particolare sul totale dei fumatori, ben il 60% di questi è formato da uomini, il restante 40% invece ovviamente da donne. E tutti sappiamo come il fumo di sigaretta incida notevolmente e negativamente sull'insorgere di determinate patologie a livello cardiovascolare, come per esempio gli infarti, o purtroppo a livello tumorale, basti pensare al tumore al polmone, che nell'80% dei casi ha un'origine appunto nel fumo di sigaretta. Un'altra cosa che distingue nettamente l'uomo dalle donne è una corretta alimentazione. Le donne, forse aiutate dal fatto che sono storicamente più attente al loro aspetto fisico, tendono a preferire alimenti a base di frutta, verdura, cereali, lì dove invece l'uomo, probabilmente meno attento a questo aspetto fisico, tende a nutrirsi maggiormente di proteine, quindi soprattutto proteine animali date da carne rossa e insaccati. Carni lavorate, quindi. E su questo le ultime ricerche purtroppo non dicono nulla di buono, nel senso che un consumo sistematico e oltre una determinata soglia di carni lavorate, quindi di salumi, di insaccati, aumenta il rischio individuale di ammalarsi di determinate patologie, come per esempio il cancro al colon, addirittura del 17%, quindi un numero non eccessivo ma sicuramente non trascurabile. Infine vi è un aspetto forse più affascinante di tutta la questione e che è in grado per l'appunto anch'esso di giustificare questa differenza in termini di aspettative di vita. Parliamo dell'aspetto psicologico. La psiche femminile in particolare
sembrerebbe più attrezzata rispetto a quella maschile nella gestione dei cambiamenti e delle criticità della vita. Questo per una motivazione fondamentale. Le donne naturalmente tendono a gestire dei cambiamenti nel corso della propria vita, cambiamenti che hanno a che fare proprio con il loro corpo. Basti pensare al ciclo mestruale, alla gravidanza, al parto, alla gestione fisica proprio dei propri bambini, o anche alla menopausa. Viceversa, gli uomini, non vivendo queste fasi di transizione, risultano meno capaci di gestire cambiamenti di vita, come per esempio il passaggio dal lavoro alla pensione o la dipartita dei figli verso le proprie direzioni di vita. Quindi, in definitiva, si può comprendere come questi 5 anni di vita in più, da parte delle donne non siano del tutto casuali, ma sono un mix per l'appunto, come visto, di genetica, di stili di vita, più salutari e infine di una psicologia più adatta alla gestione delle criticità che possono intervenire nel corso della vita.